mosche giganti arrivate da tutta Italia a Fogliano della Chiana per sfidarsi sulla bilancia. È tornato anche quest'anno, infatti, il concorso Pesa la Zucca, una delle iniziative indubbiamente più bizzarre della festa della zucca. Sono una ventina di zucche da tutte le parti, da Cuneo, da Brescia, da Grosseto, da Reggio Emilia. Ormai è una tradizione venire a Fogliano. Ma non solo zucche giganti a Fogliano, il frutto autunnale per eccellenza si è infatti messo in bella mostra in tutte le sue declinazioni, dalle zucche ornamentali ai piatti tipici della tradizione locale a base ovviamente di zucca. Queste sono zucche belle da vedere, però vanno coltivate nel campo, le fai asciugare e poi piano piano, se sai fare con questa macchinettina, ci lavori. E fa la zucca sott'olio. Esatto, faccio una variante della zucca, oltre alla confettura o varie cose, però anche sott'olio è una variante che facevano i nostri contadini nelle campagne per conservarla per l'inverno. L'obiettivo della manifestazione, giunta alla sua 16ª edizione, resta quello di diffondere la cultura e la coltivazione della zucca per salvaguardare così le tradizioni della civiltà contadina della Val di Chiana. Un prodotto nostro, un prodotto antico della nostra zucca della Val di Chiana, la zucca gialla da maiali. Da lì poi abbiamo